Quest'anno è andata molto bene, abbiamo raddoppiato il numero di espositori, siamo arrivati a 25 espositori, abbiamo avuto una posizione molto centrale di alta visibilità proprio all'ingresso della fiera ed è stata importante come edizione perché abbiamo dato finalmente spazio ai dati, alle prime statistiche sul mercato italiano con una collaborazione insieme ad Eurisco e ad altri partner. Abbiamo finalmente elaborato questa ricerca intervistando un campione di turisti GLBT italiani per dare finalmente una bussola a quelli che sono gli operatori del settore per sapere come muoversi in questo nuovo mercato. Beh, abbiamo notato che un po' come succede nel resto del mondo, questo è un target alto spendente con un grande tasso di cultura, molto spesso laureati e che viaggiano molto e dedicano molto delle loro risorse economiche alla vacanza. Diciamo che il fatturato complessivo si aggira intorno ai 2,7 miliardi di euro. È quindi un segmento molto importante. Diciamo, abbiamo confermato quelle che erano le statistiche al di fuori dell'Italia. Beh, finalmente Expo Turismo Gay non è più soltanto per il trade, quindi per gli operatori professionali, ma è anche per il consumatore. C'è questa esigenza da parte degli operatori di avere un canale per intercettare direttamente il pubblico, il viaggiatore GLBT. Quindi daremo questa opportunità a Roma a maggio del 2014 sotto il patrocinio del Comune di Roma e della Regione Lazio e delle due associazioni, quella italiana e quella internazionale del turismo gay e lesbian, per andare appunto sulla Gay Street romana di fronte al Colosseo, dove verrà allestita una sorta di mini fiera all'aperto dedicata proprio al consumatore finale. Quindi un'opportunità in più molto, molto importante per questo mercato. È in programma anche per il futuro di fare la stessa cosa in altre città come ad esempio Milano in occasione dell'Expo 2015.